Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Albano Carrisi continua la sua battaglia contro le droghe leggere. Argomento su cui è tornato diverse volte nelle ultime settimane. L'ultimo episodio, però, riguarda Damiano David dei Maneskin che, a corredo di una foto social che lo ritrae, quasi, nudo con uno spinello in bocca, ha scritto: il tour è finito, significa che ora sarò nudo a fumare canne tutto il giorno. Una frase che ha sollevato non poche polemiche. Tra quanti lo hanno bacchettato anche il cantante Albano che in una dichiarazione rilasciata all'Ancronos ha detto: fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno è libero di fare ciò che vuole nella propria vita, ma è un peccato, soprattutto se sei una figura pubblica, perché stimola le persone a fare uso di cannabis, ha aggiunto. Parole che sono state riprese da molti siti web e alle quali ha voluto rispondere lo stesso Damiano, con una storia Instagram con un semplice cuore, stavolta di colore rosso. Il cantante pugliese che ha appena compiuto 80 anni ha svelato recentemente al settimanale Oggi, che la sua avversione per la marijuana è collegata al suo passato turbolento con l'ex moglie Romina Power. Lo dico per la prima volta. Il problema fu la marijuana, ha confessato. Romina fumava quella robaccia anche 4 volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ilenia. Era un'altra donna. Era irriconoscibile, non esprimeva più quell'attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l'inizio della fine. Dall'unione tra Albano e Romina Power sono nati 4 figli, Ilenia, Iari, Cristel e Romina Junior. Il loro fu un matrimonio d'amore fino alla separazione turbolenta. Albano e Romina Power divorziarono dopo la scomparsa della figlia Ilenia. Il cantante ha un'idea ben precisa su cosa sia accaduto alla sua primogenita, svanita nel nulla a New Orleans nel 1994. Era una ragazza straordinaria, ha detto, studiava al King's College di Londra. Parlava inglese, spagnolo, francese, portoghese, ci accompagnò negli USA, a girare un docufilm, L'America Perduta. Andammo da Los Angeles a New Orleans, e lì fece l'incontro fatale. Gli homeless, gli artisti di strada, ricordo un nero, si chiamava Masakela. Una sera la compagnia andò al cinema, ma io rimasi con Ilenia perché avevo notato qualcosa di strano. A un tratto cominciò a correre, e io dietro, lei gridava, fermate, quell'uomo vuole farmi del male, e quell'uomo ero io, gridavo, lasciatemi, è un problema di droga. Mi seminò. La ritrovai il mattino alle 8. A sua madre disse che aveva rischiato la vita sulle acque del Mississippi. Ho ricostruito quella notte, ora per ora, ha svelato Albano, parlato con i testimoni. Incontrato Masakela, che era stato pure in galera, ma negava di avere colpe. Ho interrogato l'ultima persona che l'ha vista, il guardiano del porto. Era seduta in riva al fiume. Lui la avvisò. Non puoi stare qui. Ma Ilenia non se ne andava. Il guardiano insistette. Allora lei gli disse, io appartengo alle acque, e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Ma il Mississippi non perdona. Romina non l'ha mai voluto accettare. Ma è andata così. Albano e Romina Power hanno dunque una visione diversa degli avvenimenti di quella notte.
un divorzio mediatico affidato alla nota divorzista Anna Maria Bernardini De Pace che in una recente intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: il divorzio celebre più sanguinoso che ho seguito? Quello di Romina Power e Albano. Si erano conosciuti giovanissimi. Si erano amati tantissimo. Poi erano emerse le differenze tra la mentalità americana e quella del Sud Italia. Però, furono bravi a preservare i figli. Parole che Albano ha commentato su Libero Quotidiano, dicendo: che si calmi se no non la chiamerò mai più De Pace ma De Guerra. Se sanguinoso è stato, una bella impostazione l'ha data lei. Prendiamoci le responsabilità. Chi è stato il generale di questa armata? Non voglio entrare in polemica. Solo mi difendo da battute che reputo infelici. E tornando sulla sua battaglia contro le droghe ha aggiunto: la marijuana mi ha rubato due meravigliosi mondi. Quello di mia figlia e della mia famiglia. Io sono contro la droga perché fa male alla società oltre che al singolo. Contro la droga mi batterò finché avrò fiato in gola. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I am waiting for the dawn.